L'esperimento in questione è la reazione di scambio tra rame e ferro. Tra gli occorrenti possiamo trovare un beaker con dell'acqua, solfato di rame, due viti, una arrugginita, l'altra no, e due monetine. Come strumenti abbiamo anche altri due beaker più piccoli, una bacchetta di vetro e un cucchiaino. Versare dell'acqua nel beaker più piccolo e inserire due cucchiaini di solfato di rame. Continuare mescolando affinché il solfato di rame sia completamente sciolto in soluzione con l'acqua. A questo punto possiamo immergere totalmente i due chiodi all'interno della soluzione precedentemente preparata e aggiungiamo anche le due monetine. Attendendo circa 50 minuti possiamo notare come effettivamente sia avvenuto lo scambio. Infatti il rame si è depositato sul chiodo arrugginito e, di conseguenza, il ferro si è scambiato all'interno della soluzione, facendole così acquisire il tipico colore verdastro.